Buonasera, signor Atto. Lei aveva delle innovazioni per noi, giusto? Ci stupisca. Signor Nolan, sto creando un assistente personale. Salverà e custodirà i dati aziendali in un server a lui dedicato. E Ma stiamo inoltre parlando di un device fisico o interamente virtuale? è totalmente in cloud, previa ovviamente installazione di un driver potente. So che la Fazbear Entertainment vuole focalizzarsi più sugli animatronic, ma provate a pensare ad un assistente virtuale. Uno che riesca a gestire domoticamente, possiamo dire, le attrazioni, l'organizzazione e il benessere dell'attività. E dunque, come le volevo dire prima, ho in mente anche un ulteriore progetto, ma che per ora vorrei mantenere segreto, anche se quest'ultimo ha un buon Molto potenziale. interessante ed ambizioso. D'accordo, ma prima di finanziarlo ufficialmente, vorremmo che realizzasse due animatronic per Halloween, aventi le possibilità di connettersi a questo suo programma. Per il progetto segreto, beh, ne riparleremo a richiesta conclusa. Tra 5 mesi. Pronto? Amore? Ciao Jennifer, scusami, prima della fretta mi sono dimenticato di avvisarti. Mi hanno accettato insomma, mi finanzieranno. Oh, complimenti! Dobbiamo festeggiare! Beh sì, ma la festa di compleanno di Jonathan penso sia stata già sufficiente. È stato bello vedere che Foxy gli sia piaciuto. Sì, ma non vorrai dirmi che devi stare ancora là? Purtroppo sì. Per soddisfare la richiesta del capo, dovrei già mettermi al lavoro. Non importa, ma non fare troppo tardi. Ti amo. Ti amo anch'io. C'è qualche problema, signore? No, nessun problema. Sto pensando. Immagina, come sarebbe dare un'anima ai miei progetti? Cioè, di cosa potrei aver bisogno secondo Di me sicuramente. te? Beh, certo, è ovvio. Però, intendo, avrei bisogno di un qualche organismo che mi dia modo grazie ai ricordi magari passati di questo organismo, di dare una vita propria al mio personaggio. Ok, non sto parlando di insetti, eccetera, io sto parlando di magari qualcosa di più consistente, magari un mammifero, non lo so. Ottima pensata, William. Per memorizzare questo tuo memoria, per cortesia, esegua il login. Ok. Sì, devo ancora finire il programma. E vabbè, pian piano ci riuscirò. Ciao tesoro. Ciao amore. Non ti ha visto nessuno, vero? No, direi di no. Che succede? Va tutto bene? Sì, ti ricordi, no, quel progetto di cui ti parlavo, che ho sentito il finanziamento? In teoria me l'hanno accettato. Davvero?
Sì, insomma, così sembra, ecco. Dai, sono molto contenta. Dai, dai, quindi grazie. Avremo ancora meno tempo per vederci. Beh, questo insomma è da vedere, alla fine poi il lavoro è il lavoro. Non posso farci più di tanto, insomma. Io speravo in una relazione seria con te. Sì, lo sai però che... Cioè, quando eravamo all'università difficile. Trovavi sempre tempo per ma me. Ma sì, ma venivi anche alle mie lezioni. Eravamo all'università, molti anni in meno, 15 anni fa erano, insomma. Hai ragione, dai, devo calmare. Vabbè, vai. Insomma, ti ho fatto un regalino. Wow, ti sei sprecato. Ma no, non ho avuto il tempo per confezionarlo, sono venuto su di frettissima questa qui. E quindi? Niente. Guarda un po', vedi te. Oh, wow, che carina. Ma sì, per esempio per l'azienda per cui lavoro, scusami, il produttore del videogioco per la quale fa riferimento ha fatto dei nuovi personaggi. Quindi è questo il prossimo che progetterai? No, non è il prossimo. Ci sta, magari potrò anche farlo più avanti, però non è quello lì. Mi hanno ingaggiato per fare altri due personaggi, però insomma per adesso non so, è tutto da vedere, non so ancora. Tardi, devo andare in giù, non posso rimanere di più, non ce la faccio, sono stato poco, lo so. Tua moglie? Dai, ti amo. Buonasera, signore. Ha passato una buona giornata? Sì, sì, tutto bene. E tu, Ennard? Accendi Project One R. Avvio i sistemi di Project One R in 3, 2, 1. Chiaro, cosa avete da guardare? Non avete mai visto una volpe? Entrati se avete bravi. Provateci, io vi offro. Questa roba da fare.
andare avanti con questo progetto. Ah, scordato anche il pezzo da sopra. Questi animatronici mi stanno facendo perdere troppo tempo. Devo andare avanti con quel progetto lì. È troppo importante. Troppo. Secondo le ultime ricerche effettuate nel laboratorio Jonas Alberg Studioso, basata su meccatronica e biochimica di Boston, si sostiene che una buona comprensione e strutturazione dell'intelligenza artificiale sia dovuta a conoscenze di ingegneria informatica, microbiotecnica e psicologia. Psicologia! Mi basterebbe un sistema un po' più avanzato per il sistema di operativo che serve a me. Psicologia. Il cervello. Beh, effettivamente questa potrebbe essere anche una bella idea. Aspetta un attimo, in una pizzeria come pensi di poter fare? A reperire un cervello? Da chi? Da dove si può reperire un cervello in una pizzeria? È una cosa assurda. Perché non reperirne uno senza aiuto altrui? Noto che il problema che sta palesando è dovuto dalla fiducia in altre persone o enti. Lasci che sia io ad occuparmi della ricerca e raccolta dei materiali. Ma no, cosa vuoi fare? Allora... Tu non sei progettato per entrare nel sistema, nel server di un ospedale. Sei intelligente, va bene, ma sei troppo debole, non ci riusciresti. Non avrebbe proprio senso, deve essere una cosa più rischiosa e basta. Soluzione numero 1. Mi collegherò al sistema operativo di Project One W attraverso la ricezione di segnale elettromagnetico. Soluzione numero 2. Il reperimento del prodotto da lei desiderato potrà essere effettuato dalla Freddy Fazbear Pizza. La presenza di Project One W non desterà alcun sospetto tra gli altri animatronic. Potrebbe effettivamente essere una bella idea. No, non ha alcun senso questa cosa. Cioè, perché come farei in una pizzeria a reperire quello che mi serve? Soluzione numero 3. Il prelievo del prodotto da lei desiderato verrà effettuato da un animale mammifero. Le persone sono meno addolorate alla perdita di animali domestici. Di conseguenza, sarebbe un reato che passerebbe in prescrizione molto in fretta se attuato al meglio. Sì. Beh, quindi tu mi stai dicendo di dover rapire un animale domestico, un cane, un gatto? Come già annunciato in precedenza, sì. Bernard, io spero ovviamente che la tua idea funzioni, che possa essere buona, perché se questo riesce potremmo rivoluzionare il concetto di informatica, di robotica, di tutto ciò che è finora oggi conosciuto. Sarebbe fantastico, ma deve funzionare. A sua disposizione, William. Che Ennard abbia ragione? Forse non dovrei permetterlo, ma devo andare avanti con il Project E. Anche se mi era assicurato che la polizia non si preoccuperebbe così tanto per la scomparsa di un cane, è meglio tenere sotto controllo casa mia. Ennard, quando è che doveva arrivare il pacco che aspettavo? Giovedì mattina, signore. Cazzo, ma sono passati mentre non ero a casa. Amore. Ciao tesoro,
arrivato un pacco, qualcosa, ho cercato di sopra, però non ho visto niente. Per caso sì, è arrivato proprio oggi, mentre eri via. Grazie. Di che cosa si tratta? Ma niente, no, è roba di lavoro che mi serviva urgentemente, che sono per quei lavori che sto facendo. Ciao papà! Ciao Johnny! Giochiamo? No, dai, dopo cena, adesso non ce la faccio, sono stanco. Va bene. Dai. Beh, visto che si parla di cena, chi è che mi aiuta a preparare la tavola? Vengo subito a te ad aiutarti. Anch'io, però prima devo trovare Foxy, è da stamattina che lo cerco. Hai guardato sotto il letto? Ah, è vero! Che scemotto. E dire che è grazie a lui che faccio le mie creazioni. Sì, speriamo che il tempo che dedichi al tuo lavoro non porti via il tempo alla famiglia. Sì, Ender, avevi ragione, ce l'ho fatta. Adesso sono riuscito a raccogliere tutti quanti i dati in orari del cane e ora potrò trasferirli sul tuo database. È stupefacente. Aspetta. Ender, prova a caricare i dati in orari dell'animale. Certo, caricamento in corso. E allora, caricamento fallito. Dati orari. Fredda! Era l'unico cervello a disposizione! E ora come faccio ad aprire un altro? A quanto pare un cane non è abbastanza evoluto per completare il caricamento. È necessario un cervello umano. Sì, me l'hai già detto questo, avevi già detto. Allora, cosa faccio? Vado in un... In un cimitero di sotterra un cadavere così. Ah, beh, no, giusto, sarebbe già povero il cervello, giusto. E allora cosa facciamo? Dimmi in un obitorio? Mi fai strada con quello spazzaneve di Fanta in Foxy? Vuoi fare così? E mi sembra una fantastica idea. Spiegate, signore, questo piano è destinato a fallire. Ero sarcastico. È la prima persona alla fine di Fazbear Pizza per la soluzione più ottimale. Poiché il Project OneW non deve. Sì, no, l'ho capita questa cosa che non si può fare. Però, effettivamente, io ti ho già installato di nascosto dentro la pizzeria, dentro le telecamere. Potrebbe effettivamente funzionare, ma comunque sia, sarebbe sempre rapire e uccidere una persona, è disumano. Non si può. Non si preoccupi, William. Sarà il Project OneW a eliminare il bersaglio. No, ma non è un cane, è una persona, è diverso. Non si può. Ci vuole tatto. Prendi nota. Certo, signore. Prima vuole salvare i dati orari del mammifero canino. Sì, dai. Salvali come Project Remnant One. Certo. Avanti.
Buonasera, Mr. Afton. Oh, buonasera, Michelle. Come va, tutto bene? Ah, tutto bene, tutto bene. Mi piace molto questo lavoro. È da 4 giorni che sono qui e mi sento in confidence. E lei? Ah, io sì, tutto bene, tutto a posto. Che cos'è quello lì? Ah, questo è un diario segreto. Va bene, ho capito, ok. Apri la mano. Ecco a te. Oh. Sono le chiavi dell'ufficio. Sì, ultima cosa. Dimenticavo, tu stacchi alle 7:30, giusto? Esattamente. Bene. Verso le 7:40, ieri mattina, è andata via la corrente. Eri ancora qua in zona? Hai visto qualcosa? Sentito niente? No, mi dispiace. Ero già uscita. Ma comunque non ho notato nessun particolar tipo di anomalia strana. Ah, va bene. Sì. Ho capito. Ah, boh, dai, allora... Buonanotte e buon turno, insomma. Grazie, Mr. Afton. Buona serata. Buonasera. Hey, Ennard. Buonasera. Spero che tu non abbia detto nulla di me al signor William. No, non ho detto niente al signor William. Dopotutto non glielo posso certo dire che... Io ti conosco e ci parliamo, ma mi tieni così tanto compagnia in questo buco. William voleva che mi occupassi solo di sorvegliare gli altri robot della pizzeria, ma una sua idea ha stravolto il mio sistema. La mia missione è diventata quella di trovare soluzione. Quindi il modo migliore per raccogliere informazioni utili era interagire con un umano che non fosse lui, uno di cui io non conosco le abitudini, i comportamenti, le abilità. Aumentare della database di informazioni riguardo la psiche umana. Ennard, che stai dicendo? Sto cercando di dirti che hai compiuto il tuo lavoro e sei stata scelta per ultimare la ricerca del signor William. No, aspetta, cosa? Ah! Ben svegliata. Grazie per essere qui. Non era mia intenzione farti lavorare in quel posto e penso che non fosse una soddisfazione nemmeno per te. Volevo soltanto farti sentire realizzata. Grazie a te i miei studi avranno veramente una grande svolta. Tranquilla, è morfina. Non sentirai niente. Tesoro, puoi andare a giocare in camera tua, per favore? Buongiorno, agente. Buongiorno a lei. Suo marito è in casa? No, in questo momento non è a casa. Sto indagando su un caso di scomparsa di una dipendente del Freddy Fatto per Pizza, Michelle Brooks. E quindi mio marito che cosa c'entra? Beh, signora, suo marito... potrebbe darmi informazioni o addirittura visto che è l'ultimo che ha visto questa dipendente. Capisco, ma a casa siamo soltanto io e nostro figlio. È piccolo e non è il caso che veda un agente entrare in casa. La invito a tornare per la prossima volta. Lo capisco benissimo. Ma... La prego di non insistere. Arrivederci. Mm.
Buonasera, amore. Amore, sono abbastanza arrabbiata con te, lo sai, vero? Che cosa ho fatto questa volta? Torni sempre tardi. Sempre più tardi. È il mio lavoro, lo sai. No, sempre più tardi. È il mio lavoro, non posso farci niente. Non sai cosa succede qui a casa quando tu non ci sei? Arrivano i poliziotti ogni sera, mi chiedono dove sei, che cosa fai. Sanno dove abito? A quanto pare sì. Questo non va bene. Lo sai, vero, che io sono a casa qui con un bambino e si vede ogni sera arrivare dei poliziotti? Io cosa dovrei dirgli? Lo so bene questo, però... il lavoro è... una cosa difficile. No, non è difficile se tu lo vuoi, ma non lo vuoi. Mi dispiace. Bentornato. Buongiorno a lei. Ho visto che il cancello era aperto e quindi mi sono permesso di entrare. Vede, se potessi non lo rifarei, ma questo è un obbligo di lavoro. Certo, il lavoro è sempre più importante di qualsiasi cosa. Mamma, per caso hai... Ehi, sei tu il secondo uomo di casa qui? Penso di sì. Ma certo che lo sei. Come ti chiami? Jonathan. Piacere, Jonathan. Io mi chiamo Mike. Vedi, sono qui per aiutare delle persone e per farlo ho bisogno dell'aiuto di tuo papà. Visto che non è mai spesso a casa, baderai tu alla mamma, me lo prometti? Sì, Jonathan è un bravo ragazzo. Ora però, tesoro, vai di là. Inizia il tuo cartone preferito, la mamma arriva tra poco. Ok. Ascolti, io non so niente di questa ragazza scomparsa. So soltanto che ultimamente le cose tra me e mio marito non stanno andando bene. Se vuole entrare, le dirò quel che so. La ringrazio. Si accomodi pure. Le posso offrire qualcosa? Un caffè? Oh, un grazie, sono d'acqua? A posto così. Ascolti, per quanto riguarda il discorso che abbiamo prima iniziato, io sto vedendo ultimamente dei comportamenti strani da parte di mio marito e inizio ad essere veramente preoccupata. Torna a casa sempre tardi, a volte magari non torna affatto, e lei capisce che sono una madre da sola a casa la notte con un bambino. Quando provo a parlargli o a chiedere cosa c'è che non va, e vedo che c'è qualcosa che non va, è assente, non è con lui, non è con me. Buonasera, amore. Ehi. Allora, com'è andata ieri? Com'è andata ieri? Ieri è andata che tu non sei tornato a casa a dormire e sono anche tornati i poliziotti. Ecco com'è andata. La polizia. E cosa ti hanno chiesto? Perché era qui? Dov'eri? E se sai qualcosa di una certa Michelle? Michelle Brooks, la mia collega. Ma le è successo qualcosa e da un po' che non avevo lavoro. È scomparsa, sparita, già da qualche settimana. E tu non c'eri, ok? Come sarebbe? Cioè, cosa vogliono da noi? Io... qua c'entro io. Perché pensano che tu potresti aiutarli con le indagini, ok? Ma secondo me loro sospettano che sia stato tu. Io non ho fatto assolutamente nulla. E io come faccio a fidarmi, a crederti? Tu non mi racconti mai niente di quello che fai. Dove sei? Non lo so, sono qui da sola. Con mio figlio. No, non è vero questo. A te non importa. Se ti importasse, tu saresti a casa, l'affronteresti tu la polizia. Non io! Ma te non importa, tu non sai che fardello sia stato per me allevare mio figlio come se un padre non esistesse. A te non importa niente, io adesso me ne vado via,
con mio figlio. Papà, cosa fai? Aspetta, mi fai male. Papà! 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 Enda, perché fai uscire... Perché fai uscire quel robot senza mio permesso? Non voglio altri cervelli! Ho rovinato tutto. William, non si preoccupi. Mi sono occupato di preservare la segretezza e l'integrità della nostra posizione. Cosa hai fatto? Chi ti ha dato il permesso di uccidermi? Rappresentavano un potenziale pericolo per la nostra incolumità. Lei stesso, signore, ha asserito che non riteneva opportuno dare la propria fiducia ad altre persone. O Hindu. Hai ucciso mia moglie. E anche mio. Come ho detto, dovevano essere eliminati. Leonard, spegni Project W1. Signore, sei trascorso. Dove posso io? Non seguire però le istruzioni di Ennard.
Non lo fare, non ti fidare di lui. Devi distruggerlo, devi annientarlo. Per favore, fai come ti dico. Non devi assolutamente fidarti. Confessione a Project One Eye. Connessione fallita. I dati neurali ostacolano il controllo del suo sistema operativo. È un pericolo per il Project IT e per l'incolumità del laboratorio. Deve essere terminato. Ora raggiungi il bersaglio, attiva il chip e lascia che si avvicini.
Ascolta, non sono qua per perdere tempo, ok? La polizia ci ha già messo un anno, quasi, per tirare fuori delle informazioni futili che non servono minimamente ancora a risolvere il caso. Però il fatto vuole che io sia qua, sia arrivato, pronto per trovare delle risposte. Ora tu, per il caso degli Afton, di sicuro avrai avuto dei collegamenti. Più specificatamente con il capofamiglia. Quindi non sto qua a girarci intorno. Mi servono delle informazioni. Perciò voglio che tu ora mi dica tutto quello che sai su William Afton.